bentornati a un nuovo appuntamento con Voce TV. Due fratelli, quattro volte mondiali. Elisabetta e Matteo Romagnoli, 20 e 28 anni, hanno conquistato due medaglie d'oro ciascuno a Rimini ai campionati mondiali di karate. Torna l'esame di riparazione e le superiori si attrezzano per organizzare i corsi di recupero. Tramonta l'era dei debiti scolastici, ora sostituiti dalla sospensione del giudizio. Stabili le prestazioni sanitarie erogate da Ramazzini nel 2007, aumentano invece la qualità e la complessità degli interventi. Adriana Borghi è il nuovo primario di pediatria. Tutti con il naso all'insù a Modena per la copertura artistica della Ghirlandina. L'opera di Paladino divide la città che si schiera contro o a favore. Un mazzo di fiori a Numadelfia per ricordare Don Zeno e Beppe Lopetrone. Lo hanno portato la Presidente del Consiglio Comunale Menozzi, il Vice Sindaco Allegretti e l'Assessore Bellelli. Molte critiche e pochi apprezzamenti sul bilancio comunale da parte di associazioni di categoria e sindacati. Nel mirino, ICI e aumenti tariffari. Dietro fronte dei comunisti italiani sulla questione dei precari alla Biblioteca Loria. Schierarci con Rifondazione è stato un errore, ha ammesso il capogruppo Maurizio Battini. Davide Dalleave scende in campo per assumere la guida del Partito Democratico di Carpi. La sua è l'unica candidatura, almeno per il momento. Oltre 1 milione di euro per interventi di manutenzione della città che attendevano da tempo di essere realizzati. In arrivo anche la pedonale di Migliarina. La Banca Popolare dell'Emilia-Romagna non ha bisogno di Samorì. Gli azionisti carpigiani dell'Istituto di Credito solidali con il gruppo dirigente di Via San Carlo. Seconda e ultima puntata del sondaggio sull'immigrazione, la parola agli stranieri che giudicano i carpigiani, tutte le interviste su Voce TV. Ed è questa l'ultima notizia di oggi, grazie dell'attenzione, arrivederci.